qua. Qua, se vi interessa. Allora. Ricordiamoci, Colle Brincioni, non è Monte Stabiata. Monte Stabiata è quello lì. Quello là, quello, quel papà. Ora noi stiamo guardando un alto scalino. È come se stessimo guardando questa cosa qua, bene, questo versante. Quindi la faglia è qua, quello è un alto scalino e noi siamo sopra la sommità di uno di questi oggetti qui. La faglia, giusto? La vedete bene, ci no? Siamo. Vedete lì tutto. La faglia, dov'è la faglia? Tra gli alberi e la roccia, perché la parte che si alza espone la roccia nuda, no? La parte invece che si abbassa riceve il sedimento eroso, quindi si accumula una falda di detrito e quindi lì normalmente la vegetazione trova più spazio per le radici, trova più suolo organico, è una zona più idratata e quindi da una parte è la zona più rocciosa e dall'altra parte è la zona ripassata. Quindi la faglia la vedete qua davanti tra quel bosco di conifere e quella parte di versante che invece è sgraffiata perché è incisa dall'acqua, insomma dall'acqua piovana. Sotto tra i due c'è una zona di sabbietta gialla, quella è la zona della faglia, cioè la zona di liscio, d'accordo? Dove la roccia è tritata. Ci sono dei punti, per esempio, là dove si vede proprio come se un muratore avesse passato la cazzuola e l'avesse stirata. Poi qua vedete che il campo, la roccia al di qua della faglia è più rossiccia. Perché? Perché si accumula del sedimento, della materia organica, della roba ossidata, mentre di là invece la roccia calcarea che generalmente è più grigiaccia, più chiara. Quindi vedete quella faglia, la seguiamo fino laggiù. Laggiù la ritroveremo e ci andremo proprio a mettere le mani sopra, la leccheremo, come abbiamo visto a lezione, gli strusceremo il pelo per vedere in che direzione si muove. Allora, ok, vedete? Abbiamo questa cresta montuosa, qua che fa così, e in cima è stratificata. Questo è un patch reef calcareo che è quello che regge la morfologia. Questa superficie qua sta andando verso il basso, così. Qui c'è la faglia ma non ce ne frega niente, d'accordo? Qui ci sono degli altri calcari meno evidenti, ma anche qui ci sono delle scogliere, eccetera. Questa è la successione del Cretaceo, la successione, diciamo, di culmine della scogliera calcarea. Non ci sono i coralli perché abbiamo detto che ci sono le rudiste nel Cretaceo. Questo aggeggio qui va in questa valle che abbiamo visto, è la valle che noi abbiamo seguito. Quindi in questa valle c'erano, per prima cosa, le marne. Le avete guardate le marne? Sì, quelle a fogliettina, c'erano le marne. Beh, non è un caso che là ci sia la valle, perché chiaramente le marne sono più facilmente aggredite dall'erosione, quindi il fiume ha preferito lavorare lì. E sopra queste marne avevamo i banconi arenacei del Flisch che arrivano fino in cima ai monti della Laga, Monte Genzano, eccetera, e vediamo che sono migliaia di metri. Cosa sono queste marne? Sono il momento in cui, allora, immaginatevi la piattaforma delle Bahamas con i coralli, l'acqua bassa, la laguna, nella laguna e i patch reef che si formano, ogni tanto emergono. La sommità della scogliera gioca, come diceva il professore Ferrini, con il livello della marea, d'accordo? A un certo punto questa sprofonda, perché? Sprofonda perché sta per andare in subduzione, no? Allora il momento in cui sprofonda va sott'acqua si formano dei sedimenti
è di tipo argilloso marnoso. Immaginatevi di essere sulla piattaforma, 100 metri, 200 metri di profondità, 500 metri di profondità, quindi si forma questo sedimento che è formato prevalentemente da microfossili, cioè da animali planctonici che vivevano in questo mare tropicale, morivano e andavano e si depositavano su questa piattaforma che stava scendendo. Ora, siccome via via abbiamo detto che questa cosa succede in diversi momenti nel tempo, a seconda del fossile che ci cascava sopra, cioè a seconda di quello che era il plancton di quel momento, gli diamo un nome. Da altre parti ci sono le orbuline, e quindi abbiamo le marne con orbulina, eccetera. Cosa succede prima di sprofondare? Qui siamo nel Cretaceo, d'accordo? Qui siamo già nel Terziario, ma avanti, avanti, avanti. Tra qui e lì ci sono passati 100 milioni di anni, 50 milioni di anni. I dinosauri si sono estinti, le rudiste sono morte tutte. Poi chi altro è morto? Le ammoniti sono morte tutte. E delle parti emerse arrivavano i mammiferi, quindi i mammiferi. Questo oggetto qui quindi è una piattaforma che è rimasta al livello del mare. Ogni tanto il mare si abbassava. Abbiamo delle oscillazioni eustatiche, quindi la piattaforma rimaneva emersa. In questa piattaforma emersa ogni tanto veniva aggredita, sciolta dalle acque, veniva calcificata, una parte veniva asportata dalle piogge, rimaneva quella parte non solubile del sedimento che ospitava la piattaforma. Questa parte non solubile è formata in genere da ossidi di ferro e di alluminio. Allora, queste ossidi di ferro e di alluminio andavano a occupare delle cavità carsiche che si formavano nel tetto della piattaforma. Ed ecco che in queste cavità carsiche ci si accumulano ossidi vari insolubili, tra cui in particolare le bauxiti, che sono appunto ossidi di alluminio. E quindi vedete che queste piccole tasche sedimentarie di bauxite sono state utilizzate durante il periodo bellico prevalentemente per l'attività estrattiva. Ma se guardate là, la vedete, e ci sono anche da qualche parte, si vedono ancora i casetti, le casettine delle lavorazioni. Eccola là, guardate là sotto, vedi là sotto? C'è il macchinario, quindi lì evidentemente c'era una galleria, tiravano fuori la... Cos'è quella? La cosa che sta là su in cima, però riabbassata da quest'altra parte della faglia. Quindi vi ho detto, non guardate il di qua, ecco, ce ne abbiamo uno qui, giusto? Perché tra i due passa la nostra famosa faglia. E quindi questo orizzonte è un orizzonte di non sedimentazione. Qui ci mancano 50 milioni di anni. Quindi qui la sedimentazione non è continua, non possiamo andare a vedere come a Gubbio il passaggio stratigrafico Cretaceo-Olocene, Cretaceo-Terziario, perché non c'è sedimentazione. Andando avanti, noi qua sotto, vabbè, vediamo sul verde, troviamo delle altre rocce calcare che hanno più antiche, che sono il Giurassico. Poi se andassimo ancora più giù troveremmo il Trias, non lo vediamo perché qui è in una unità sottostante, ma avremo tutta la sequenza dal momento in cui si apre la tetide, quindi si rompe in due sui bordi, si cominciano a formarsi, a progredire le piattaforme carbonatiche, fino al momento in cui il bacino si chiude, le piattaforme carbonatiche urtano le une contro le altre, di qua alle Alpi, di alle piattaforme appenniniche, e si comincia a formare questa catena. Catena che abbiamo detto poi è diacrona nel tempo. Quindi qua abbiamo tutta sostanzialmente tutta l'essenza del Gran Sasso. I patch reef, la sommità, perché finisce lì? Perché le marne le porta via l'acqua, la pioggia. Quindi erano qua sopra, ma non ce l'abbiamo quasi più, ne abbiamo solamente qualcheduno conservato, ma probabilmente in questi scalini che hanno fatto trappola per conservare la sedimentazione. Poi abbiamo la faglia, e la faglia la rivedremo. Tutta questa roba cosa fa?
piega, e va giù. Da dove arrivano questi qui? Mentre questo piegava stava nascendo il Monte Silente, quindi il Monte Silente butta sopra il Gran Sasso le marne della Laga, che qui sono in continuità di sedimentazione, ma più avanti anche loro stesse verranno rierose, no? E andranno avanti a portare a ripetere questa stessa successione. Calcari di evaporitici, di acqua bassa, di mare aperto, piattaforme carbonatiche e poi sprofonda, marne, Orbulina, Cerrogna, eccetera, eccetera, a seconda dell'età, e finalmente il Flysch. E questi sono 2, 3, 4, 5 mila metri, d'accordo? La cosa bellina è che ogni tanto, quando andate dentro questi Flysch, in questi banconi, siccome qua per 10.000 anni ci stavano i limivori, no? Immaginate di essere un limivoro che si mangia felice e contento la sua merda nel fondo di un mare putrescente, no? A un certo punto, boom, ti arriva in testa 5 metri di roba, no? Allora c'è tutti questi animali che camminano così, poi qui c'è boom, no? Su, a scavare verso l'alto. Per uscire. Per superare le cose. E queste qui, anche queste, sono, ti danno la polarità, perché vedi in che direzione scavano questi animali. Animali che non si conoscono, vero, come sono? Sono icnofaces, si chiamano? Sì, sono icnofaces, nel senso tu vedi i segni, ma non vedi l'animale. Perché chiaramente la fossilizzazione predilige le parti dure dell'animale, certo. No? Cioè le ossa, ad esempio la stratigrafia, credo, del Giurassico, no? Che è fatta con i conodonti. I conodonti sono degli apparati masticatori, cioè ci sono i denti, ma non si sa chi c'era dietro, capito? E quindi, capito, questi animali limivori, tu ne trovi le tracce, ma non trovi l'animale, oppure puoi trovare, come dico, appunto la radula, l'apparato masticatore, ma non sai se dietro c'era, che ne so, un verme lungo, un verme tondo, una lumaca o chissà che cosa, capito? La scienza che studia le tracce si chiama icnologia, cioè che studia le tracce che hanno lasciato gli animali, perché gli animali lasciano diverse tracce di domus, nicchia, cioè di casa, di pascolo, di movimento ed altro, capito? Bene. Ci siamo fino a qua? Ci siete? Sì. Allora, torna? Facciamo un discorsino su questa famosa bauxite. No, visto che adesso, cioè mi sembra il momento giusto, no? Adesso siamo in guerra, siamo tutti in guerra, e che è successo? Cioè ci sono le... La Russia è stata colpita dalle sanzioni, è vero? Sì. Anche l'Italia nel 1937 venne colpita dalle sanzioni, no? Perché durante la guerra in Etiopia, o in Somalia, non me lo ricordo, erano stati usati i gas asfissianti, che erano stati proibiti, e quindi la Società delle Nazioni nel 1937 colpisce l'Italia con le sanzioni. Inglesi interno. Allora ecco che inizia il periodo cosiddetta dell'autarchia, cioè praticamente cioè un paese che si arrangia con quello che ha. Ecco quindi che questi sputacchini di bauxite iniziano ad avere un loro valore, che oggi non hanno più. Oggi non sarebbe più conveniente, non è conveniente venire qui e diciamo raccogliere questo materiale. Perché questo materiale viene raccolto in Colombia, viene raccolto in Mozambico, viene importato e viene tramutato in alluminio o qui, oppure in Islanda. L'Islanda è ricca di acque, l'Islanda è ricca di energia idroelettrica. Avete visto quelle bellissime cascate dove oggi ci vanno i turisti, ma ce ne sono altrettante ancora più belle dove invece dei turisti ci hanno messo sotto delle turbine e producono energia. Questo per dire, va bene, per dire che questa è la nostra bauxite che chiaramente ha importanza in questo momento, così come ha importanza in un altro determinato periodo storico, che è il periodo più o meno del dopoguerra, l'energia idroelettrica. Cioè dopo la fine della guerra nel 45, negli anni 50 che inizia la ricostruzione, l'Italia ha bisogno di energia
e questa energia cosa fa? La cerca nell'idroelettrico, no? L'oro bianco. E quindi vedete che in quel periodo lì iniziano tutte queste grandi costruzioni di dighe, fra cui quella di Campotosto, quella di Continenza, che oggi forse non sarebbero così convenienti, no? Dal punto di vista economico, però in quel momento erano. Vabbè, ok. Ora noi riprendiamo la strada, godetevi questa valle che è una delle cose più belle del mondo, tant'è che ci fanno ogni tanto qualche film. Avete visto qua Aldo Giovanni e Giacomo quando lui va in paradiso, che c'è la sparra, che c'è una strada che porta del nulla, ecco, un po' più avanti li vedete. Avevo sentito questo stesso. Poi vabbè, poi Trinità, i film di cowboy l'hanno girati qua. Ma è veramente un posto meraviglioso che andrebbe protetto, come tutti i valori, perché il valore, la bellezza è, vale soldi, vale economica. Dovremo vedere la faglia e poi ci sediamo, mangiamo. Questo è uno dei più bei affioramenti, secondo me, di tutta la parte del Gran Sasso. Ci troviamo proprio sul bordo meridionale del massiccio del Gran Sasso, che potremo poi vedere magari in dettaglio, è costituito da due settori principali. Un settore caratterizzato dall'accavallamento dell'unità del Gran Sasso sulle unità esterne del Teramano e un altro settore monoclinalico, cioè con gli strati che affiorano debolmente inclinati verso il pendio, che è quello che vediamo noi qua, va bene? Questo settore è diviso, diciamo, dal bacino dell'Aquila da un'importante faglia che prende il nome prima di faglia di San Franco, prima, dove l'abbiamo vista noi, diciamo, al secondo stop, bene? Poi prende il nome di faglia di Assergi Paganica, perché vedete quella sella, quella è la sella di Paganica, va bene? Dove passa questa grande frattura e poi prosegue verso le zone del Campo Imperatore. Ci siete? Questa è una faglia bordiera importantissima, non ne possiamo percepire in questo momento il rigetto, perché ci manca tutta questa parte qua, bene? Però è stato calcolato che questa faglia ha un rigetto di 1300 metri, cioè significa che questo blocco qui si è alzato rispetto all'altro blocco di 1300 metri. Questa faglia è una faglia molto importante perché oltre ad essere limitante, oltre a limitare anche morfologicamente il massiccio del Gran Sasso nella sua parte meridionale, è un importante setto idraulico che separa l'acquifero del Gran Sasso dagli acquiferi che fanno capo alla fossa aquilana. Bene? Non è di poi moltissimi anni fa, quando c'è stato lo scavo del tunnel del Gran Sasso, che questa faglia è stata perforata, quindi si è penetrati nella parte bassa dell'acquifero del Gran Sasso. È come fare un buco in una vasca da bagno al di sotto del livello. E quindi che è successo? È successo che tutta l'acqua è uscita dal buco, diciamo, dalla galleria che stava in corso di avanzamento. Sapete, ci sono voluti 2 anni prima che si ristabilissero le quote di questa falda, e che oggi appunto è in equilibrio rispetto al traforo del Gran Sasso. La cosa molto bella è che qui noi vediamo questa costiera, questa costa, che è uno spaccato della situazione bacinale, diciamo, del fino al Cretaceo, no? Che dice. E guardate bene, è proprio come se noi vedessimo uno spaccato del fondale marino, Quindi vedete una zona prevalentemente bacinale, cioè quelli dove c'è l'erba, cioè quindi dove ci sono sedimenti di bacino, sedimenti molto sottili, e ogni tanto invece vedete questi grossi corpi calcarei, che sono proprio delle costruzioni. Lo so che si dice brutto, recifali, cioè sono proprio delle costruzioni biologiche, cioè sono proprio delle patch reef, sono proprio delle piccole barriere coralline perse all'interno di questo bacino. Va bene? Ci siete? E quindi lo vedete, qui le vedete molto bene, vedete Pizzo Cefalone,
tutta la costa delle Male Coste, quella lì, quella che vedete lungo, e poi qui c'è il Pizzo di Camarda, il Pizzo di Paganica, e poi il Monte San Franco, che è quello che vedete lassù. La strada che adesso abbiamo da percorrere è quella strada lì, che passa sotto una sorgente molto famosa che si chiama Sorgente di San Franco. Gli studi che ha fatto il professor Moretti sulle valanghe qui fanno vedere che l'andamento del, diciamo così, l'alternanza di fasi un pochettino più morbide a elementi più pendenti facilitano la partenza delle valanghe, no? E quindi questi canaloni sono, secondo me, in Italia tra i più belli veramente, in cui si possono vedere i depositi da valanga, depositi che scendono tranquillamente sulla strada, qualche volta se la portano pure via. Bene, non so se ancora oggi si vedono i resti delle ultime le vedremo domani, magari le vediamo domani, che si possono vedere in tutta questa cosa. Allora, un attimo, allora, questa carta qua geologica, che come vi ha detto il professore Ferrini, la carta geologica è una carta tematica, cioè ti segna quella che è la stratifica, cioè il tipo di formazione che è affiorante sul terreno. Siccome le formazioni entrano dentro così, questo in realtà è lo spaccato di una sezione geologica, ed è esattamente quella sezione che voi vedete alle mie spalle. Quindi sulla carta voi vedete la successione che parte dai depositi qui più antichi, che sono i depositi del Giurassico superiore, del Malm, e poi questa zona roba verde è il Cretaceo, fino ad arrivare a questi strati più alti del Cretaceo, questi azzurrini, che sono quei banconi che voi vedete a fare da cornice. Dietro non vedete niente perché è dall'altra parte, ma dall'altra parte ci sono poi i depositi di Flisch, che sono quelli che abbiamo visto all'inizio della giornata. Tutta questa successione è una successione che si sviluppa nel tempo, quindi parte da un momento in cui si apre la piattaforma, si rompe il Pangea, si apre il bacino Triassico, si formano le prime piattaforme, poi via via, e questo non la vediamo perché sta sotto, poi via via si allarga, arriva un momento in cui la profondità è massima, quindi il momento in cui la tetide è al massimo del suo stiramento, ed è segnata qui da dei livelli di diaspi e radiolariti, cioè diciamo sedimenti di mare profondo, ma legati anche a un momento di forte acidità delle acque, qual è quello in cui si innesta l'attività di rift, quindi attività vulcanica, atolitica nel rifting tetideo. Poi piano piano qui si riempie, da altre parti no, da altre parti sono successioni diverse, poi si rimposta la barriera fino ad arrivare all'emersione, e all'emersione ricordate ci sono le miniere di bauxite. Poi tutto comincia a sprofondare, tutta questa roba monta sopra a questi depositi che stanno dall'altra parte, che sono i depositi di Flisch. Qui ora voi non vedete, ma c'è una riga rossa, bene dentellata. Questa linea è un segno convenzionale che indica un sovrascorrimento. I denti sono sulla parte che è sovrascorsa, quindi questo oggetto qua è sovrascorso così, sopra il suo Flisch. Quindi il Flisch qua lo troviamo sotto, e quindi c'è pensato il problema che quando hanno fatto la galleria hanno beccato il Flisch e niente, è successo tutto quel po' di problema che è successo. La fonte dell'acqua di San Franco, che è qua a metà, è su quel livello di radiolariti che segna il momento di massimo approfondimento del bacino. Non so se lo riusciremo a vedere, perché non, quando sono passato ho bevuto l'acqua, non ci ho pensato dei radiolariti, quindi forse dovremmo poterlo vedere comunque. Dove c'è una sorgente c'è un setto impermeabile, in questo caso è costituita appunto da questo livello di radiolariti. D'accordo? Ora io vi distribuirò come un santino queste carte che voi avete qui, ecco qua, non ve le fate portare via dal vento, giratevele,
Questo è. Siete? Vai. Allora, questo è l'itinerario che noi stiamo facendo. Chi ne vuole? Allora, prendetevi questa carta e guardatela e statemi ad ascoltare, sennò che cavolo parlo a fare io. Niente senso. Allora, noi partiamo da qua in basso dove c'è scritto Colle della Croce. Vedete, c'è la carrozzabile, questa è un po' più grossa. Qui parte quest'altra stradina, quest'altro segno nero punto nero punto nero punto, che nella carta del 25.000 è segnata come mulattiera. Ora i muli non ci sono più, mulattiera è una strada che si fa col fuoristrada, sostanzialmente. Seguiremo questa strada fino al valico, che è il valico di San Franco, c'è il punto che si chiama Belvedere, quindi speriamo che lì si possa belvedere qualche cosa, e ci affacceremo a vedere i circhi glaciali sull'altro lato. Poi se avremo pazienza vedremo anche il tramonto. D'accordo? Quindi ora questa tenetela, seguite via via che camminiamo, guardate le quote, perché la carta serve proprio per seguire il percorso. Voi abbiamo detto, ma che ce ne facciamo delle carte? Come avete visto, oggi il telefono non funzionava. D'accordo? E quindi avere una base cartografica è comunque sempre utile. Qualche volta abbiamo ragione anche noi, sapete. Salve. Cosa volete? Ci vuole un'altra mela? Sì, ce l'abbiamo. Sì, ho un panino e delle fave. Le ho portate apposta. L'ha detto, l'ha detto. L'ha detto. No, no, perché? È un posto bellissimo. No, no, vicino.